Ciao, sono Bruno di Segemma. Oggi parliamo di fotocellule a batteria orientabili a 180 gradi. Allora, le fotocellule a batteria non sono una novità, sono uscite qualche anno fa. Venivano utilizzate soprattutto per portare il segnale della costa sui cancelli scorrevoli per non utilizzare il cavo flex. Poi diciamo che questa tecnologia è stata superata perché sono uscite le coste radio certificate e quindi le fotocellule a batteria adesso possono essere utilizzate per diversi scopi. L'applicazione delle fotocellule a batteria quindi deve avvenire in tutti quei contesti in cui non è possibile portare un cavo da uno dei due lati del cancello. Certo, per questa applicazione è preferibile utilizzare magari una fotocellula reflex. Appunto, le fotocellule a batteria che proponiamo noi hanno un orientamento interno di 180 gradi. Cosa significa? Che la reflex deve essere puntata perfettamente il catadiotro di fronte alla fotocellula, mentre le fotocellule 180 gradi hanno la possibilità di ruotare internamente e quindi possono essere anche sistemate in posizioni oblique rispetto al cancello. Quindi sostanzialmente la DCF 180B della GBD è uguale alla DCF 180, che è quella normale a filo, e internamente può ruotare come essa di 180 gradi e quindi posso fare le stesse cose che faccio con le fotocellule normali della GBD. Il trasmettitore è a batteria mentre il ricevitore è alimentato e è collegato con una normale fotocellula, quindi hai due fili di alimentazione e due fili del contatto. Per preservare a lungo la batteria si prevede per questa fotocellula due tipi di funzionamento: funzionamento a piena potenza, che ha una durata della batteria intorno ai 12 mesi, e un funzionamento a potenza più bassa e da una durata della batteria di 24 mesi. Logicamente, abbassando la potenza del trasmettitore si riduce la portata delle fotocellule. Quindi come si fa a scegliere effettivamente la potenza? Sul ricevitore c'è un LED di diagnostica e segnalazione che lampeggia, a seconda del numero di lampeggi ci indica la bontà del segnale. Quindi noi logicamente dovremmo scegliere il segnale migliore e vedere quale delle due potenze è più appropriata. Logicamente le DCF 180B sono come le DCF 180 e possono essere montate sulle colonnine della GBD. Se vuoi informazioni maggiori su questo prodotto o su altri prodotti, puoi visitare il nostro sito segemma.rm.it e trovare i contatti in modo tale da poterci chiamare o scrivere e avere maggiori informazioni. Se sei invece un installatore nella zona di Roma, puoi venirci a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino. Ciao, al prossimo!